Signori miei, benvenuti di nuovo su Days Gone. Nell'episodio precedente è successo il panico, siamo scappati dal luogo dove Carlos, appunto, ha la sua base. Questo qui, siamo scappati da qua, abbiamo vissuto l'inferno. Schizzo ci ha traditi, quel figlio di una grande troia. E adesso abbiamo diverse missioni da fare. Tra l'altro, questa qui che sto appena notando, la tua nuova sistemazione provoca Skids. È qualcosa di assurdo, dai che lo provochiamo subito. Mi sa di sì. Devo solo portarli al mio capanno senza farmi vedere. Porta gli esplosivi al tuo capanno. Ah, ok, no, questo no, siamo gli esplosivi perché vogliamo partire con Boozer contro sto Carlos, che alla fine è Jesse, un ex amico, diciamo, di Boozer e Deacon. Ok. Trova le micce nel capanno di schi... Allora, quanto vedo una cosa, io per questa missione... Vabbè, sì, opterei sempre il cecchino. Vabbè, usiamo le solite armi. L'unica cosa è che devo acquistare un'arma. Attenzione, collezionabile. Potrei sapere quanto Boozer sente la tua mancanza. La moglie di Boozer. Poi queste cose me le vado a vedere con calma. Anche perché, vedi, come possiamo vedere qua dalla mappa, quando siamo sulla zona, ti dice tutte le cose che ci sono in questa zona. Vedi, abbiamo 4 su 7 missioni, 1 su 2 cose della Nero, abbiamo tutte le infestazioni le abbiamo fatte, c'è un altro accampamento nascosto, 0 su 6 le orde, sito di ricerca, presidio, vedi, collezionismo, questi sono i vari collezionabili e quant'altro. Ehi, hey, schizzo, come va? Ti piace la nuova sistemazione? Dick! Dick! Parlami, fratello! Tu sai perché l'ho fatto! Prima di tutto non sono tuo fratello. E sì, so perché l'hai fatto. Oh, Dick! Avanti! Fanculo! Non era niente di personale, lo sai! Non c'era altro modo! Parla con Iron Mike, ti prego! Diglielo! Digli che volevo solo salvare il campo! Non desideravo altro! Ah, parlerò con Mike, stanne certo. E quando avranno appurato che sei colpevole, gli chiederò di affidarti a me. E a mezzanotte io e Boozer ti legheremo per bene. Ti lasceremo nel mezzo della superstrada e aspetteremo che passi una bella orda. Dick, devi ascoltarmi, fratello! Chissà cosa si prova, eh? A essere fatti a pezzi e poi divorati vivi. Dick, volevo solo fermare Carlos, fermare i ripugnanti e proteggere il campo! È il nostro mondo, Dick! Sai cosa? Mi sa che lo faremo anche se non ti giudicheranno colpevole. Addio, schizzo. Perfetto, ma vai in culo, Dick, figlio di puttana. Dick! Vai a fare culo. Trova le micce nel capanno di schizzo. Capanno di schizzo. Vediamo cosa ne... Dove sono le micce? Come ho fatto a fidarmi di questo stronzo? Ehi là. Credo che a schizzo non servirà. No, ci rifottiamo il cecchino così. Ma ce l'avevamo già. Splendida, guida fino a destinazione. Ok, presumo che adesso andremo con Boozer a fare questa missione qua. Devo trovare Eddie. Deve sistemarmi il braccio. Non posso rischiare un'infezione. Con tutte le conseguenze. Beh, in effetti sappiamo già che cosa succede se non curiamo il braccio. Boozer ne la prova. Io non ce la faccio più. È perfetto, che succede? Sono una veterinaria, cazzo. Ho studiato per curare coliche, gastriti e malattie degli zoccoli. Questo ti sembra uno zoccolo? No, Eddie. hai visto cosa è successo a Boozer? Non posso farcela. Ehi, Sono tutti Eddie. feriti e tutti muoiono. Eddie. Dicono, io non sono un medico. Ok, magari no. Ma abbiamo solo te. Immaginate la scena, ragazzi, cioè, non è un medico, quante vite ha a sua responsabilità?
Vabbè. Quindi Eddie non è un medico. Ok, non sei un medico, ma questo non ti ha impedito di salvare Boser. Ehi, Dick. Sono andata a controllare gli esplosivi per vedere se i ripugnanti li avessero rubati. Poi sono passata da Schizzo per cercare le micce, ma avrei risparmiato tempo venendo direttamente qui. Via da qui, Ricky. Vuoi far saltare la caverna, vero? Io vengo con te. Quando ero piccolo, mio padre trovò un nido di topi sotto una nostra rimessa e sai che fece? Stupisce. La mattina dopo, mentre dormivano, coprì il buco con del compensato e mi mandò a prendere la canna dell'acqua. E disse, non lo dimenticherò mai, disse che il modo migliore per uccidere i topi è affogarli. Vuoi far esplodere il bacino sopra al campo? Gran bell'idea. Dicono non Vogliono puoi, riposare in ma pace, basta chiedere. dicono non puoi E farlo. perché per Iron Mike? Per una tregua del cazzo. Ammazzerei Schizzo con le mie mani, ma quel bastardo ha ragione. Carlos non si fermerà, e anche i ripugnanti, e tu lo sai. Non è una questione personale? Certo che è personale. Io qualsiasi cosa facciamo, che sia la caverna, che sia il vaccino, che siano i ripugnanti, che siano i furiosi, che sia Godzilla, Boser, per sto me andando al sta bene. cancello. Pronto? Prontissimo, fratello. Eccolo qua, il nostro Armando, il nostro Puser. Bel fucile. Ah, sì, è un regalino di Schizzo. Voglio esserci quando glielo riporti. Oh, ci sarai. Anche la prima volta quando Boozer l'hanno catturato e ha perso il braccio a causa di quel motivo è stato opera di Schizzo, Affanculo, raga. Schizzo. Che ne facciamo del bastardo allora? Insomma, non lasceremo che Iron Mike lo faccia processare, no? Certo che no! D'accordo, qual è il piano? Conosco la zona. Sara lavorava in un laboratorio a sud del ranch di Iron Butte. Andavo a prenderla in moto, poi andavamo a pranzo insieme. Ti ho insegnato a guidare su quelle strade secondarie. Jesse, Carlos, come diavolo si fa chiamare ora, si è stabilito nel vecchio complesso con il campo da golf. A sud della baita c'è il bacino di Crescent Lake. Se facciamo saltare la diga, il lago inonderà la vallata, annegandoli tutti, come topi. Capito? Ma la baita non è in collina. Vero. L'inondazione non causerà grossi danni al capanno, ma devasterà il complesso dei ripugnanti, eliminando parecchi dei suoi uomini. Ah, se Jesse sopravvivesse, non si accorgerebbe di noi. Esatto. Beh, è un'idea geniale, Resta allora. che capire come raggiungere la valle di Iron Butte senza farci scoprire. Ci arriveremo. Tu tieniti forte. Ok, manca 1 chilometro. Ok. No, non l'ho visto. Oh, bastardo che non sei a... prendi, lotta tutto. Boozer, si pensi tu? Boozer. Boozer. Reagisci, porca puttana Armando. È 2 ore ti fai prendere a pugni, perdonami. Mi piace questo qui che si incendiano per poi colpirti così. Vabbè, guarda, ci vuoi morire, magari. Ma non mi dici il trucco dell'immortalità, eventualmente. Che abbiamo trovato Sono tra l'altro stato altre bene. munizioni, anche se non me ne ero accorto. Ci spariamo un kit medico. Ti seguo a ruota. Ricarica. Ah, questo è il cecchino che ci ha dato Busia. Ma un mare di colpi, forse più forte del nostro, il cecchino di Schizzo. Da qui Ok. dobbiamo andare a sud. Ti seguo. Ma perdonami un attimo, fammi prendere qua le munizioni. Ok, qua siamo praticamente in pieno, in piena zona dei ripugnanti. Sali, 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 Bowser, veloce. Ma come si vede che è tutta la zona dei ripugnanti? Ovunque, raga, anche i veicoli, le varie zone, ma anche proprio il paesaggio intorno, porca. È proprio il paesaggio intorno, raga, è sempre pieno di legni, spuntoni.
Cioè, magari vai sulle altre zone, è comunque un tema devastato, sì, ma normale, ciò che la natura o al massimo che hanno fatto i furiosi. Ma invece è proprio qua, vedi come un po' ovunque ci sono sempre creazioni loro, che siano spuntoni, che siano falò, che siano torri di avvistamento. Piazziamo gli esplosivi qua e inondiamo tutto il campo. Voglio portare questa sacca di esplosivi fin laggiù. Farli saltare tutti in aria, se a loro va bene. Boozer? Resta qui con il fucile di schizzo e coprimi mentre sistemo le cariche. No, no, aspetta un Ehi, fidati di me. Non sarò granché con le pistole, ma so piazzare le bombe. Io ho già usato esplosivi da demolizione in Afghanistan e so esattamente dove metterli. Meglio. Così mi guidi quando sono lì. Sei pronto? Sì. Bene. Ok, io resto in questa Attenzione. torre. Mi darà una visuale d'insieme della diga. Aspetto qui finché non sei lì sopra. Aspetta un attimo, Bisogna Bowser. conservarmi. Prendo dei funghi qua, il fungo dell'inchiostro. Non so se lo conosce, buonissimo qui sopra. Copane. Ho trovato delle Boozer! munizioni. Vai, vai! Ok, fatti due. Vedi la seconda fila di impalcature in cima alla diga? Ok. Ci sono quasi. Vai, Bowser. Posiziono la prima carica. Perdonami. Ah, ma proprio non devo dare anticipo. C'ho un pochino questa abitudine di doverli anticipare un po', ma invece. Come la vedi, Dick? Vuoi che uccida anche tutti i ripugnanti mentre provo a posizionare le cariche? Ah, vai a fare in culo, Ci Bowser. sono. Capito, non è che me Sto la stia mettendo la spassando seconda qui. carica. Fatto uno, l'altro non lo vedo. Ah, l'ho preso. Mamma mia, non so manco come. Arriva un'altra. Ciao, Ciao, ripugnanti. Ottimo lavoro. Sì, grazie. ricarico ogni colpo, raga, perché ho notato che le munizioni me le ricarica così in automatico. Ne sono infinite per questa missione. Quindi almeno se ricarico sempre. Oh, cazzo. Minchia, c'è quello corazzato, raga. Mira di merda, oh, che mira di merda che ho. Ok, con calma, con calma. Fuori uno. Fuori due. Dentro sono tutti. Oh. Fatto. Ok, già, l'hanno circondato. Dove cazzo è sto cecchino? Qua. Chiara la tua parte, vero? Ehi, ci penso io. Tu posiziona le cariche. E con calma, mamma mia come si è agitato. Quarta carica. Non vedi che qua può anche sbagliare, eh? Oh, occhio. Ma che cazzo lo guardavo? Più veloce di così, non posso! Carica, non siamo fuori. Andiamo! No, ora scappiamo con tutta l'inondazione. E lui ancora ci stava pensando a quello che doveva fare. Credo di sì. A meno che questo era già. Non lo smetterai mai, vero? Ha sempre battute sul braccio, raga. Assurdo. Andiamo a cercare Jesse. Minchia, raga, tanta roba. Guida fino alla base dei ripugnanti. Dai, forse. Vediamo se in questo episodio riusciamo ad inculare Oh, fratello, Carlos. sei stato davvero un grande. Ah, sì? Per un attimo ho temuto di non farcela. Sì, mi dispiace. Ma che cazzo dici? Non
mi sentivo così incredibilmente vivo da... Oh, merda. Ti ricordi quell'orda che ci ha intrappolati a Tamalo? Non abbiamo finito. Ok, arriviamo qua, okay, vediamo. Devo seguire a piedi. Vuoi restare di guardia, nel caso qualche ripugnante provasse a rubarmi la moto? No, non credo ci sia da preoccuparsi. Fanculo. Questo... è colpa di Jesse. Cercava vendetta. Gli darò io la sua vendetta. Buser reingazzato di libro, ragazzi. Questo è un bene. Forza, raggiungiamo la baita. Ok, andiamo avanti nella base di Carlos. Diamo la caccia. Sto figlio di una grandissima, ricordiamo, mamma ripugnante. Merda, altri ripugnanti. Come hanno fatto a salvarsi? Ah, oh, non si sono salvati, ma non lo sanno ancora. Allora, sono tanti, A sinistra! Sì, ci penso io! Rasti cazzi, dai, vai per il fuoco. Sono qui, pezzo di merda! Volevo fare le cose un po' furtive, ma poi ho detto, ma sti cazzi, comunque l'aumento della precisione delle armi si nota. Anche perché vedi che qua abbiamo tante munizioni. Sì, che il gioco ci dice: fai quello che cazzo vuoi. Mi dispiace che non ci sia una pistola, almeno per adesso, un po' più fortina, perché questa è una mezza cagata. Minchia, ma raga, siamo a posto di munizioni, ma se c'è una cosa in cui non siamo... Come un colosso? Ah sì, è un colosso. Oh cazzo, raga, questo me lo ricordo. Cazzo, raga, ecco perché troviamo le munizioni, non è per il ripugnante. E cosa abbiamo? Bomba tubo? Butta tutto ciò che puoi. Ma l'ho fatto. Credete che c'ho il dubbio? Oh, forza, figli di puttana! Che aspettate? Mi sa di no. Oh cazzo. Ma non muore, questo non muore, raga. Oddio! Altre taglie. Invece sì, mamma mia, ma sei OP sto coso. Altra gente. Vai a fare. Ehi, ehi! C'è l'ultima. Mamma mia che mira, ragazzi, c'è poco da fare. Ah, comunque con questa cosa della precisione aumentata si nota che adesso tendiamo a prenderli di più. Buser c'era l'altro, ma non so dove. Pensi tu a quello? Mamma mia, Buser, mi stai facendo spardare un mare di colpi. Si mette lì tra i coglioni. Arrivo. Schiappo. Tana. Buser di merda, che devi farmi complicare la... Oh, ma non muore, raga! Porca puttana, raga, ma è immortale questa! Ah, gli ho sparato almeno 7 colpi di pistola e presa a coltellate. Non devi dare una testata. Senti, non puoi farcela ad arrivare lassù. Sì. Cristo santo. Forza. Avanti. Ti spingo io. Ok, allora. Se qualcosa va storto c'è un sentiero qui vicino. Vai. No, ascolta. Quello lassù non è Carlos, ok? Non è il fondatore del Requiescat. Quello è Jesse Williamson. Un bastardo criminale pezzo di merda. Che ha avuto ciò che meritava. Capito? Ora, Cristo, vai su e ammazza quel figlio di puttana. Guardalo. Ma è lui? E a mani nude? Oddio. È tempo di cedere all'oblio! Cedi all'oblio! Ti
di consenso. Oh, cazzo. Vabbè, mi washotta. Ti ricordi quella volta? Tu e Boozer mi avete tenuto fermo. Così che c'è, così. Mi piace che il fatto che anche se lui è un boss ha la stessa resistenza degli altri alla fine. Vabbè, devi rialzarti. Meno male che ho messo l'abilità che mi rialzo subito. Mi impedivano di ambire a perdizione. Che puttana, vai a fare in culo. Riposa in pace, Jesse. C'è un pochino sballato questa cosa. È andata. Non ce l'avrei mai fatta da solo. È stato forte a tornare dall'incubo, sai? Ma devo ammetterlo. Spalare la merda e strappare erbacce non è il peggiore dei modi di passare i giorni. Cioè. Beh, è morto Jesse. Chi credi sia vivo tra quelli che conoscevamo un tempo? Nessuno. In Boozer non c'è più nessuno. Merda. Mi dispiace. Anche a me, vieni. Dai, sì, sì, cazzo. E vabbè, ed è qui che uccidiamo il nostro Carlos. Che succede? Ritorniamo da Iron Mike? So che non ci parliamo da anni ormai. Sai, continuo a ripetere. No, sta pregando. Elizabeth è lì con te, quindi non ha molto senso lagnarsi o blaterare. E poi, da quando è scoppiato questo inferno, io ho pensato che tu non esistessi o che non te ne fregasse un cazzo. Scusa il linguaggio. Forse è per questo che sono qui, per dire che ancora non lo so. Spero tu sia lì. E spero ci sia qualcosa che dia senso a questa merda. Tutto qui. Ci risentiamo presto, magari. Amen. Dick? Sì, scusa, Ricky mi ha detto che ti avrei trovato qui. In realtà sono i dolori alle ginocchia. Il motivo per cui non pregavo da anni. No, io non sono uno che va in chiesa. Neanche dopo la tempesta di merda di Sherman's Camp. Ma ora, considerate le circostanze, ho pensato che, beh, forse era arrivato il momento. Io non avevo scelta, Mike. Tutti quanti hanno una scelta, Dick. Finché non muoiono. È un noio loro. È sempre un noio loro. Sempre. Ma il mondo sta andando a puttane. Perché non capiamo che quel noi sono tutti poveri cristi che non vagano con i pantaloni sporchi di merda cercando di mangiarci. Ok, sai cosa? Magari non ti piacerà, ma il mondo è questo ormai. Sì, è vero. E pregare non serve a niente. E sperare che fosse diverso.
Non cambierà certo le cose, Mike. Sperare non c'entra nulla con questo. Rendiamo noi il mondo quello che è, con le nostre azioni. Tutti noi. L'ho lasciato andare. Scherzo. Non poteva avere un processo equo. L'hai lasciato andare. Gli ho detto di partire e non tornare. Cristo santo, Mike, hai la minima idea di cosa diavolo hai fatto? Sì. Ho impedito un omicidio. E sai cosa? Sono a posto con la coscienza. No. Persone come Schizzo dovevano proprio... c'ho la sedia elettrica. Signore, io comunque vi saluto qui. Abbiamo eliminato Carlos. Nel prossimo episodio andiamo a fare quest'altra missione. Vediamo di che cosa si tratta. Flashback, passa a prendere Sara al lavoro per un giro di... Ah, è un ricordo. Guarda, facciamolo adesso che magari sarà una cosa abbastanza facile. Vediamo questo ricordo. Posso aiutarti? Magari ci darà altri indizi o comunque piccole scintille per cui possiamo fare... dalle nostre teorie, dalle nostre ipotesi. Ah, abbiamo due scorte di munizioni. Vabbè, ma è pista cosa praticamente. Vedete, noi possiamo fullarci completamente il nostro equipaggiamento due volte adesso sulla moto, anziché una. Tornare qua, che è da Eddie, no, da Ricky. No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Da entrambi, direi. Come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene, vai. Vai avanti da sola, ok? D'accordo. Ah, questa cosa ci ricorda... Ehi, Sara. Ehi, non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo è per prendere Sara. È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui agente Moore, abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto figlio a... Figlio di puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non notarlo. Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie, sorvegge. Stupido pezzo. Ehi, che cosa succede? Scusi, signorina Whitaker. Tutto a posto, conosce Jim. Questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Perché fai sempre così? Così come? Come un vero stronzo. Andiamo, ha iniziato lui. Quanti anni hai? 5? Ehi, occhio alla frizione, ricordi? Devi dare gas per aumentare i giri. Sì, lo so. Sì, si sente. Dove andiamo? Alla diga. Una passeggiata tranquilla, no? Con te alla guida? Non credo. L'uscita di stasera è confermata. Parlavi di un imprevisto. Ah, sì, giusto. Boozer e i ragazzi vogliono andare a trovare Jack al penitenziario di Klamath. Quindi mi darai buca per andare a trovare un tizio in prigione? Jack non è un tizio. Sì, lo so, scherzavo. Guarda che bello, raga, come viviamo questi ricordi. Vedi, il fatto della frizione li ha ricordato Sara. Però non lo so, perché continuano a farci vedere queste cose se poi ci annullano la speranza che lei possa essere viva? Oddio! E sono due volte che rischiamo... Oh mio Dio! Diavolo!
possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Zio, no, ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io non ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene. Respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questione di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che... Avessi visto la mia nuova badge. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì, cioè no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, frizione! So benissimo dov'è la frizione. Okay. No. Deacon. Quindi, Madonna mia. Credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno? Se insisti. È che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti. Ehi, ma sono diretti dove lavori? Oh, merda. Ma... Perché ragazzi, vi ricordo che io ho sempre avuto il dubbio sul lavoro di Sara, che secondo me c'entra con l'epidemia. Non lo so, saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Falls? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Dov'è che lavoro? Ah, questa... Di nuovo il bastardo di prima, che manco ci faceva parlare qua. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì? Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente, digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok, falli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Ehi, vabbè. Ehi, Eddie, mi dispiace. Non fa niente. Eddie! Non fa niente, Ricky. Mi dispiace. Che cazzo. Abilitato. O'Brien, qui St. John, rispondi. Ma... O'Brien, sono... Rispondi a questa cazzo di radio! St. John... Non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Te l'ho detto. Zitto, ascoltami. Sara, mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Sergio, quindi puoi farmi un favore, controlla. Sara Irene Whittaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale, stava svolgendo... Non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene. O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì. O'Brien, chiudo. Porca puttana. Raga, questa è fantastica. Qualche settimana fa io... Non vogliamo mollare, porca puttana. Fantastico. Qua abbiamo tutta sta zona qua da esplorare come i porci. Iron Boot. C'è poca roba, è una zona più piccola, ma c'è. Abbiamo altre missioni secondarie, possiamo ritornare da... ma queste qui poi le farò io.
Per i cazzi miei, insomma, vanno anche a mostrarvi cose secondarie. Ragazzuoli, noi ci salutiamo per quest'altro episodio. Io vi saluto, un saluto da Sky Cap Bianco, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Lasciatelo dire. O'Brien, novità? Ora ho capito perché le chiamano così. Devo parlarti Ha di tirato persona. un'orda intera su di noi. Oh, Siamo sottocelo, scappati a O'Brien, gambe dimmi, dimmi cosa hai trovato, ok? Che scenario da incubo. È ancora vivo o no? Io ho qualcosa da darti. O'Brien. Ti ho trasmesso le coordinate. Vediamoci lì, O'Brien, chiudo. O'Brien. Non possiamo salutarci, ragazzi, non possiamo salutarci. Iron Mike ti sta cercando. Ha detto che... Boozer, stammi a sentire. Me ne sto fottendo. Che tornerò. Esatto. Ti ricordi quella storia? A proposito della notte in cui sarei morto. Sbagliato, perdonatemi, ero troppo cazzato. Diederò a gambe, caricando solo i membri, i generali e il personale di alto livello, quelli con l'abilitazione. Fred, Dick, di che diavolo parli? Senti, forse non è nulla, ma... ho una cosa da risolvere, dico chiudo. Bravo, bravo. Apri la mappa, apri tutto, apri tutto. Dov'è che dovevo incontrare O'Brien? Qui? Incontro O'Brien. Vai, 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 più veloce, più veloce. Ok, siamo arrivati, raga. Ecco O'Brien. Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali. E beh, Sara Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. Evviva! No. No. Voi avete un mezzo e ora siamo amici. La base è andata. Cosa? Un anno fa, una milizia locale. Milizia. Dov'è il loro campo? Non si sa. Come fate a non saperlo? Avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno... evolvendo. La situazione è già critica. Ma peggiorerà. In un poco. Mamma mia, raga, ma quante verità. Ma quante verità ci sono state svelate. Porca puttana, raga. Evviva. Evviva, raga. Ragazzuoli, io vi saluto veramente, cerco di farvi intrippare anche a voi, però dobbiamo terminare quell'episodio. Raga, un salutone da Sly Capobranco, noi ci vediamo nel prossimo episodio su Days Gone. Ciao, bella mia.